sul cervo della mensola ci abbiamo lavorato e ci ho lavorato veramente tanto tempo affinché questo sogno di tutti si avverasse. E oggi quindi avete una bella responsabilità. Questi cervi per noi sono un po' come personaggi di famiglia. Non solo un animale, ma la storia di questo territorio è la storia di tutti noi. Siamo qui nel Bosco della Mesola, una riserva naturale gestita dai Carabinieri Forestali sul Delta del Po, e qui vive l'unica popolazione relitta di cervo italico. Il cervo italico è una sottospecie unica, autoctona del nostro paese, che è a fortissimo rischio estinzione. Perché? Perché ne restano solo 300 esemplari, tutti isolati in questa zona, sia per caccia selvaggia, bracconaggio, e sia per distruzione degli habitat dal Medioevo in poi. Qualsiasi evento in un'area piccola e su una popolazione piccola può avere effetti catastrofici. E quindi per questo il WWF Italia ha fatto un po' da catalizzatore, riunendo tutti i partner che avevano scritto più di 10 anni fa il Programma Nazionale di Conservazione del Cervo. Questo progetto prevede nei prossimi 3 anni la ricostituzione di una popolazione di cervo tramite cattura e traslocazione di 60 individui appunto dal Bosco della Mesola fino al Parco delle Serre Calabre. È un progetto ambizioso, difficile, ma crediamo sia veramente importante, perché questa popolazione veramente a forte rischio estinzione merita una seconda chance. Dal momento in cui noi tiriamo una siringa addosso a un animale, passano diversi minuti prima che l'animale si addormenti. C'è bisogno di un accuratissimo monitoraggio in questa fase. Apparentemente siamo tutti tranquilli e contenti, invece c'è una fortissima tensione e coesione, i rumori non si sentono, dobbiamo parlare fra di noi a sguardi, perché l'animale ha una altissima sensibilità in quella fase. Tutto quello che facciamo non è casuale, neanche la posizione con cui l'animale è sdraiato a terra. Questo è frutto di tantissimi anni di studi, di esperienze, sia durante le fasi di cattura, ma in particolare anche durante le fasi di traslocazione e rilascio. Questo è solamente il primo passo. Questi animali sono stati dotati tutti di radiocollare, verranno monitorati accuratamente, perché per quanto noi ci siamo messi nella testa del cervo, per quanto ci siamo immaginati la scelta del posto fosse la più idonea, adesso saranno loro a scegliere. E grazie alla tecnologia noi li seguiremo passo passo per capire da loro effettivamente qui loro cosa vogliono fare. E i rilasci successivi che avverranno nei prossimi 2 anni, ovviamente già programmati, saranno ricalibrati in funzione all'esperienza che questi primi ci staranno raccontando. Il Sud Italia ha delle potenzialità incredibili e il nostro sogno è sapere che un domani il cervo della Mesola sarà il cervo del Sud Italia.